Diceva Sagan che affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie, quindi se tu mi dici che un cibo particolare, per esempio, cura la malattia X o Y o viceversa, come spesso si dice, che questo cibo è cancerogeno oppure che causa chissà quale malattia, quindi quando si cerca di agire sulle emozioni delle persone, perché poi è quello che fa abbassare lo spirito critico, beh, allora in quel caso è sempre si deve alzare il livello di allarme e dire no, calma, cioè stanno giocando con le mie emozioni, vogliono farmi agire di pancia e quindi è il caso di fermarmi e chiedere ancora di più, non solo le prove, ma anche tutto il contesto, perché purtroppo nel campo dell'alimentazione, così come nel campo della medicina, è difficile che ci sia uno studio definitivo e quindi nessuno studio da solo va mai preso da solo. Quindi se arriva davvero uno studio che dimostra che, non so, mangiare datteri aumenta il rischio di cancro, me lo sto inventando, può anche essere vero, cioè uno dice dammi le fonti e uno le riporta. Ecco, questo non è sufficiente in questo caso, bisogna andare a vedere tutto il contesto, perché se ci sono 99 studi che precedentemente dicono il contrario, magari questo, anche se è l'ultimo, magari è sbagliato, magari è stato fatto male. Quindi bisogna sempre chiedere, di descrivere il contesto di una ricerca, cosa già si sapeva e che cosa questo nuovo studio aggiunge agli studi precedenti, perché non è che uno studio cancella quelli precedenti. Quindi sempre quando si ha così un'informazione che gioca molto sulle emozioni, bisogna essere ancora più cauti.